In questo periodo che siamo tutti a casa cuciniamo, quindi la bolletta quando arriverà sarà bella pesante. Quindi per avere più o meno una stima di quanto stiamo consumando in casa, ho installato un coso di questi, che adesso vediamo nel dettaglio che cos'è. Ok, questo che vedete qui alla destra serve a misurare la tensione appunto assorbita dagli elettrodomestici oppure se siamo in un laboratorio. Dagli elettrotensile, comunque in qualsiasi posto si installa. Quindi, tipo in questo caso che io sto cucinando in questo momento, con l'induzione abbiamo circa 2400 watt e vediamo adesso nel dettaglio come installarlo. Ok, prima di tutto stacchiamo la corrente e non intendo qua, ma intendo anche nel contatore giù dell'Enel. Assicuriamo che non ci sia corrente con un cercafase. Se non si accende, è tutto a posto. Dopodiché, parte inferiore, smontiamo, un cacciavite isolato. Prendono due pezzi di filo. E inseriamo qua, seguendo ovviamente la polarità. Possiamo installare questo, quindi questo si tira verso il basso. Bisogna collegare i fili che abbiamo appena messo inferiori alla parte superiore. Infine, i fili dell'impianto elettrico di casa andranno collegati alla parte inferiore di questo, sempre seguendo la polarità. Naturalmente, se qui avete interruttori differenziali, questi da qui va collegato sempre a ponte all'interruttore differenziale. Possiamo provare. Ok, collegato, funziona. Una cosa che ho notato subito è che il display purtroppo non è retroilluminato, quindi non si accende una luce, ma questo qua è il modello più economico, quindi rimane così, ma non è che mi interessa molto. E un'altra cosa però è che, come potete vedere, il display continua a cambiare. Quindi visualizza i watt istantanei, i kilowatt, che in questo caso sono 0,2, la potenza, cioè i volts, 230, e gli ampere. Quindi in questo momento c'ho magari frigorifero, utenze, classiche cose che ci sono accese in casa come il modem, il computer, qualche luce, elettrodomestici in stand-by, quindi posso vedere che adesso comunque l'assorbimento istantaneo è ovviamente basso, siamo sui 180 watt. Ok, facciamo un test, quindi adesso proverò ad accendere la lavatrice. Ok, con la lavatrice accesa, col suo programma normale, il consumo è praticamente nullo. Adesso proviamo ad accendere il forno a 200 gradi, vediamo l'assorbimento. Ok, siamo già a 3000 watt, 13 ampere di assorbimento. 3600 watt, 3690. Lavatrice in funzione e forno acceso. Siamo sui 3000 watt di media. Adesso proviamo a far partire anche il microonde. Ok, siamo saliti a 5000 watt, 26 ampere. 5800 watt. Ok, adesso accendiamo l'induzione alla massima potenza con la lavatrice in funzione. Ok, siamo saliti già 4000 watt di media, che sono parecchi, con due piani induzione accesi e la lavatrice che funziona, quindi c'è un forte assorbimento di corrente. Quindi adesso, se accendiamo anche il forno, sicuramente salta la corrente. Allora, ricapitolando, P watt sono i watt che sta consumando adesso, i volts sono l'assorbimento, quindi 230, A sono gli ampere, kilowattora 1, il consumo in un'ora, quindi adesso siamo all'assorbimento classico di casa, 4000
15 A con un piano induzione al massimo è 1 a 3 quarti, diciamo a 6 su 9. Stiamo consumando 15 A sui 2300 watt. Con due piani induzione al massima potenza superiamo i 3000 watt, quindi 3 kW. Quindi ricapitolando cosa serve sto coso, serve a vedere quant'è il consumo istantaneo che abbiamo in casa adesso in questo momento o dove lo installiamo. Questo serve a tenere monitorato l'assorbimento e quanta corrente stiamo consumando in tempo reale. Quindi il pregio sicuramente è che costa veramente poco, questo modello qua costa 15 € e ha una lettura istantanea. Una cosa magari negativa che questo non ha ma che i modelli più grossi hanno, che non puoi selezionare cosa vedere ma va continuamente in rotazione tutto. E un'altra cosa è che non è retroilluminato, quindi cioè serve non serve, però il display è spento, è un classico LCD normale senza retroilluminazione. Per il resto fa il suo lavoro, va benissimo, quindi secondo me è molto utile. Bene, se il video ti è servito clicca mi piace, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Io lascio il link di questo qua sotto in descrizione, potete vedere e comprarlo eventualmente. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e vedere gli altri miei video. E c'è anche il mio blog da seguire, trovate tutto qua sotto in descrizione. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao! Ciao! Se anche tu come me non sai quanta corrente stai utilizzando e quanta bolletta ti arriverà a casa dopo questi mesi a casa. A vedere quanta effettivamente corrente stai utilizzando in casa, cosa serve anche a capire, visto che facciamo. Vai. Iscriviti al canale.